Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera. Ricapitolando. E allora, abbiamo affrontato Udinese, giusto? Udinese, un gol fatto, 4 subite, 3 punti. Per l'Udinese, ha 3 punti in classifica. Il Bologna, 3 gol fatti, 4 subiti, 4 punti, con una partita in meno. Empoli, 0 gol fatti, 12 subiti, uguale 7 ne ha presi oggi con la Roma, 0 punti in classifica. Quindi Udinese 3 punti, Bologna 4 punti, Empoli 0 punti. E poi abbiamo incontrato la Lazio, 4 gol fatti, 7 gol subiti, 3 punti anche la Lazio. Ora, alla luce di tutto questo, di tutte queste partite, soprattutto di questi avversari, secondo voi tutto questo entusiasmo, tutta questa straordinari, meravigliosi, applausi, secondo voi non bisogna un pochino mettere i piedi per terra? Non bisogna un pochino smorzare l'entusiasmo? Perché alla fine abbiamo incontrato l'Empoli che ha preso 12 gol, il Bologna che ne ha presi 4, l'Udinese che ne ha presi 4, la Lazio addirittura ne ha presi 7. C'è tutte squadre che ancora veramente sono in fase di completamente di nulla. L'Empoli oggi è qualcosa di scandaloso. Quindi non lo so. Vedendo questo score, io ripeto, sono contento che magari Vlahovic ha fatto gol difficili, perché è stato bello perché ha fatto gol con un coefficiente di difficoltà bello, però tutto questo clamore, tutto questo perché è scoppiato, come su di Allegri, ha fatto la pace con i tifosi, chiede scusa a destra, chiede scusa a sinistra. Calma, perché le squadre che abbiamo incontrato per ora, secondo me, sono completamente squadre. E compresa la Lazio, perdonatemi, perché la Lazio, se non fosse stata per l'impresa fatta contro un Napoli che è anch'esso pieno di guai, un Napoli che non è più il solito Napoli, un Napoli che ormai è in crisi, i tifosi che criticano il proprio allenatore, se non fosse stato per quell'esploit a Napoli, sarebbe anche il Napoli, la Lazio a 0 punti. Quindi, calma, perché anche io sono portato a farmi trascinare dall'entusiasmo, però poi rifletto, vado a guardare, cerco e magari dico calma, perché ancora veramente la strada è lunga. Tutto lì. È una forma, diciamo, di mantenere i piedi per terra. Non esiste ancora nessun tipo di guarigione, non esiste nessun tipo di ancora di cose fatte, perché sembra che aver battuto la Lazio sembra il fatto che hai battuto Sarri sembra di aver vinto un trofeo. Comunque, poi voi siete liberi di fare quello che volete, attenzione, non voglio togliervi il piacere della vittoria. Io senza dubbio, anche io sono contento, soprattutto per Vlahovic, perché ripeto, ha fatto due gol difficilissimi, però aspettiamoci test un pochino più provanti. Buonanotte, ma se ci incazzate, fino alla fine, Allegri 8.